Ciao a tutte e tutti, io sono Malika del collettivo universitario LISC e quest'oggi abbiamo tenuto una lezione in Campo Santa Margherita all'aperto per parlare di crisi climatica e pandemia. Ecco, per chi non è riuscito a raggiungerci fisicamente alla lezione, lasciamo qui un contributo video di alcuni degli interventi dei relatori che abbiamo invitato. Prima, durante il seminario, ci ha parlato di sanità capillare. Cosa non ha funzionato nel sistema sanitario pubblico durante e anche prima della pandemia? Sì, prima, durante la presentazione, insomma, ho detto che il virus atterra in un contesto specifico che è già segnato da una serie di scelte. Da una serie di scelte significa una serie di opzioni in termini di economia politica che sono state fatte rispetto all'organizzazione della sanità pubblica. Un sistema che progressivamente negli anni è andato verso lo specialismo, che ha sacrificato la salute comunitaria, quindi, diciamo così, la sanità di base, la sanità capillare. E noi vediamo che le regioni che hanno sofferto di più durante i momenti peggiori, più acuti della pandemia, sono le regioni che avevano puntato molto su questo tipo di modello. Modello basato fondamentalmente sulla partnership tra pubblico e privato, quindi fondamentalmente il pubblico che paga le prestazioni dei privati, creando una centralità degli spazi ospedalieri, perché poi ovviamente il privato investe che cosa? In cliniche private, in cliniche, in ospedali, e sacrificando invece tutta quella sanità di base che è la sanità territoriale, le unità circoscrizionali, che avrebbero potuto svolgere degli interventi importantissimi sia nel livello di tracciamento proprio, sia nel livello, mobilitando risorse appunto a livello di base, sia nel livello poi degli interventi di, per esempio, di outreach, cioè tutto quello che significa uscire fuori e andare dalle persone. Andare dalle persone a fare i tamponi, andare dalle persone a seguire il processo di tracciamento, andare dalle persone e monitorare le loro condizioni fisiche e psichiche. Sto dicendo una cosa banalissima, ma che nell'attuale configurazione del sistema sanitario, così come concepito al momento, sembra di parlare di cose assurde. E invece stiamo parlando di come dovrebbe essere organizzata la salute a livello di base, una salute comunitaria, una salute che considera i ruoli più importanti, considera più importanti i ruoli non specialistici. Si parla proprio di piramide dei ruoli e piramide della salute. Gran parte del lavoro lo fanno i non professional, lo facciamo noi, che siamo, diciamo, nelle situazioni quotidiane, a contatto con le persone, possiamo fare moltissimo. Lo specialista interviene solo alla fine, solo all'ultimo momento, mentre invece la centralità ospedaliera crea un modello che è completamente distorto, crea un modello in cui è peraltro non sostenibile, anche un modello per cui in qualche modo si perde la possibilità di intervenire, di fare A, la prevenzione, B, l'intervento immediato e capillare, e C, gli accompagnamenti che sono necessari nel momento e solo in quei casi in cui poi le persone hanno bisogno di livelli di intervento superiori, tra cui anche il livello specialistico, il livello del ricovero, la terapia intensiva e tutto quello che può essere necessario. Ma bisogna invertire completamente l'ordine dei fattori. Ora, quello che è preoccupante è il fatto che noi questo lo diciamo da 20 anni, 30 anni, e la tendenza va nella direzione opposta.
questo. Queste sono scelte irresponsabili, sono scelte che comportano letteralmente la vita e la morte delle persone. Sono, come si dice in antropologia, necropolitica, politiche che determinano letteralmente le condizioni di vita e le condizioni di morte senza le persone. La pandemia ci ha fatto ripensare ai concetti di zoonosi e convivenza con le altre specie. Come possiamo riconcettualizzare il rapporto uomo-natura nell'antropocene? È una domanda che ovviamente merita una risposta molto articolata e cerchiamo di sintetizzare al massimo. Le pandemie sono sempre eventi epocali che denotano da parte di Homo sapiens la rottura di equilibri sistemici. In genere sono collegate a guerre, a migrazioni, a situazioni di scompenso sociale o anche in questo caso di scompenso degli ecosistemi. Noi da almeno 20 anni sappiamo che una pandemia era imminente e quasi immanente, nel senso che ci sono una 15ina di virus influenzali aviari e alcune centinaia di sottotipi di bat coronavirus, di questi coronavirus dei pipistrelli, che hanno acquisito delle sequenze e quindi delle mutazioni pericolose perché li rendono potenzialmente capaci di invadere la nostra specie e di diventare appunto virus pandemici. Allora, tutto questo come mai? Sicuramente è perché stiamo creando una pressione selettiva fortissima sui virus. E gli allevamenti intensivi di tutto il mondo sono il luogo, diciamo, in cui le specie che normalmente sono separate, che normalmente vivono in natura, vengono costrette a modalità di vita e anche a interazioni tra specie che non sono naturali. Gli allevamenti intensivi ormai sono il 60% della biosfera animale, nel senso che il 60% degli animali sono ormai prigionieri di questi allevamenti intensivi, il 36% sono gli esseri umani, gli animali liberi sono il 4%. Per di più, noi in questa situazione già stravolta abbiamo creato, tramite una serie di follie come le deforestazioni selvagge e le megalopoli in cui vivono 25-30 milioni di persone a ridosso di quelle zone che sono state deforestate, la situazione ideale perché animali come i pipistrelli vivano a ridosso degli esseri umani. E siccome questi pipistrelli frugiferi da un lato sono pieni di virus non pericolosi per loro perché sono in equilibrio nel loro ecosistema, ma pericolosi per l'uomo, questi pipistrelli penetrano nelle megalopoli, hanno la cattiva abitudine di sputacchiare la frutta che mangiano e questa frutta viene a essere chiaramente, questi detriti alimentari, direttamente diciamo assunti, anche perché gli abitanti stesse delle megalopoli li prendono per terra, eccetera. Quindi sono situazioni drammatiche che noi conosciamo da almeno 20 anni, ma che non sono bastate a far capire, diciamo, l'urgenza di interventi. Ora, l'ultimo punto, forse quello ancora più essenziale, questi sono fattori specifici, ma c'è proprio un equilibrio che stiamo alterando. Si parla spesso di cambiamenti climatici, si parla di crisi sociali, di crisi energetica, non si parla di crisi della biosfera. La biosfera è nell'ecosfera la parte più sensibile e in cui le trasformazioni sono più rapide. La parte essenziale della biosfera sono i microrganismi, sono i batteri e i virus, che tra di loro sono da milioni di anni in simbiosi. Noi stiamo letteralmente mettendo sotto pressione tutto questo, quindi di fatto o si rallenta e si comincia a invertire questa sistematica forzatura delle leggi naturali o rischiamo di far sì che questa pandemia, anziché essere un'esperienza dolorosa ma importante, sia la prima di una serie di evidenze, per cui qualcuno parla già di era delle pandemie, qualcosa che dobbiamo assolutamente scongiurare.